si parla di advocacy, molto spesso si fa un riferimento diretto all'ambito quasi dei diritti esclusivamente legali del paziente. E in molti paesi europei, per la verità, c'è una maggiore tendenza a guardare ad interpretare il concetto di advocacy come difesa d'ufficio dei pazienti, difesa sul lato dei diritti del paziente. Il paziente non ha solo diritti, ha anche dei doveri, e preoccuparsi dei suoi doveri significa proteggerlo, significa schierarsi dalla sua parte, ignorare il fatto che il paziente deve crescere per poter non solo difendere i suoi diritti, ma adempiere ai suoi doveri. Ecco, ignorare questo significa guardare il paziente come una persona limitata. Per esempio, fine qualche, forse un decennio fa, qualche decennio fa, le associazioni di pazienti all'interno delle quali si sviluppa il massimo concetto di advocacy erano considerate, lo erano anche in buona misura, organizzazioni che ponevano istanze, chiedevano, cercavano aiuto. Oggi invece un'associazione di pazienti che si occupa di advocacy è un riferimento straordinario per lo sviluppo delle cure, perché è in grado di proporre progetti, di dare idee, di segnalare quei bisogni la cui risoluzione porta al miglioramento del percorso di cura. Quindi il paziente è cambiato, non è più lì in attesa paziente che qualcuno si accorga di lui e gli dia quello che c'è disponibile in quel momento. Quindi il concetto di advocacy deve tener conto, deve dare voce a chi non ha voce, e ciò non significa solo tutelarlo nei suoi diritti, ma fare in modo che lui sviluppi quel senso di consapevolezza e di responsabilità che lo rendono più forte.